special? Lo special è un fior di latte con rosmarino, miele e albicocca, con i gusti, con i colori della manifestazione e i prodotti agricoli. Che momento è questo per voi esagente? È un momento critico, ma come sempre ci rimbocchiamo le maniche e cerchiamo di fare il meglio per i nostri territori, per le attività e per il sistema economico in generale. Quindi cerchiamo di essere sempre propositivi e di poter offrire ai produttori, ma soprattutto ai nostri clienti, prodotti di qualità, di eccellenza e legati ovviamente sia al territorio che a tutte quelle che sono le richieste del momento. Aiutano molto le manifestazioni come Agricola perché sono i momenti in cui le persone nelle nostre aree riescono a viversi le proprie città, i propri centri e a fare anche quello che ha un po' la comunità che è mancata negli ultimi anni. Allora, finalmente abbiamo rifatto Agricola, sono le nostre feste che ci piacciono tanto, sono quelle paesane, dopo 2 anni in cui non abbiamo fatto niente per i problemi diciamo, del Covid, siamo contenti, siamo qui con i nostri prodotti e fortunatamente è stata anche una bella giornata. Cerchiamo sempre di essere attivi sul territorio, infatti anche la sera adesso facciamo questa iniziativa dalle 19 alle 20 dell'ora solidale in cui vendiamo i prodotti che rimangono, diciamo, di rimanenza della giornata, scontati del 50%, che penso sia un'occasione buona per le persone che comunque ne potrebbero avere bisogno e anche per noi per cercare di avere meno spreco alimentare. Cosa di buono che illumini il mondo, buono come te. E ho bisogno di qualcosa di vero che illumini il cielo, sono proprio come te. L'agricoltura quest'anno procede abbastanza bene, abbastanza diciamo, il lavoro c'è sempre tantissimo in agricoltura, non manca mai il lavoro, ci vogliono sempre braccia, ore di lavoro e la soddisfazione del raccolto è buono, soltanto c'è un po' di vendita in meno, un po' scarsa la vendita, è un po' scarsa perché via della gente che ha paura di questa guerra, di questi aumenti di prezzi, allora la gente viene a mancare un po' di soldi e allora spende sempre meno, sempre meno. Sì, anche per la produzione bisogna stare attenti, bisogna ridurre un po' i costi perché sono aumentati i costi, allora bisogna comprare un po' di meno
per spendere un po' di meno. Iniziative come i mercati e questa straordinaria di Agricola aiutano? Sì, perché la gente vede i prodotti di stagione e allora abbiamo portato baccelli, le fragole, l'asparagi, le bietole, le cipolle, i porri. E questa è tutta roba di stagione. I porri siamo un po' a fine stagione, però ci sono ancora. Le barbe rosse, le zucchine, le primizie delle zucchine, le insalate che ci sono tutto l'anno. E poi abbiamo un bel cardone che ce l'ammirano tutti, bello grande grande. Dopo la campagna olearia che termina a dicembre, abbiamo 3 mesi di tranquillità, diciamo, e verso aprile, maggio, quindi ora, cominciano gli agriturismi, collaboriamo con gli agriturismi, arrivano appunto i primi turisti e quindi facciamo sia vendita diretta a loro o prestazioni di imbottigliamento conto terzi e più continuiamo a smerciare, diciamo, il nostro olio in altri. Abbiamo due grandi speranze ora: che venga un'estate calda ma né troppo torrida, cioè né 40 gradi né 30, perché con 30 gradi di solito è un clima caldo umido e si sviluppa la famosa mosca olearia e quindi non è buona appunto per la raccolta, cioè per la produzione delle olive e di conseguenza dell'olio. E quindi una temperatura su 35 gradi, 37 sarebbe l'ideale e soprattutto confidiamo nelle piogge non torrenziali, non grandini, niente di tutto ciò, però una pioggia anche sporadica, però che appunto bagni le piante e gli permetta di prepararsi proprio settembre-ottobre per un buon raccolto. Sulla pianta adesso ci sono i fiori, la cosiddetta migna, e anche quello non è uguale da tutte le parti, ma dipende dal tipo di pianta, che magari alcuni lo producono prima, alcuni si vedrà fa un po', e poi comunque è fondamentale agosto-settembre affinché si possa vedere se sarà un buon raccolto o meno. Tutti gli anni purtroppo non è la stessa cosa. Grazie mille. Grazie. Tante cose. Ciao. Soddisfazione con questo libro? Davvero, no, questi libri cominciano ad avermi dato una certa popolarità, a parte voi altri con appena 5 mi avete fatto trionfare. Mi riconoscono ancora. C'ho gente che si affaccia alla finestra a Iano, gente al Cornocchio, escono da una fossa, c'è il Maresco. Grazie a Antenna 5 e alla popolarità che ho avuto. Che devo dire? Il merito è tutto tuo, nel senso che tu hai saputo trasmettere i valori di una certa epoca, di un mondo perduto che adesso non c'è sì, più. Sì, ma più che altro la gente ha bisogno di parole semplici, di cose spiegate così alla buona. Poi l'amore che ci metto io, e ce lo metto per l'ambiente, per fiori, per le nostre colline, il nostro territorio. Ho girato senza carte geografiche, senza sapere dove andavo. Ogni volta scoprivo una pianta contorta, una fioritura d'orchidee, un salice
qualsiasi cosa, per me era una sorpresa, una torre scortiata nel Volterrano, era sempre una scoperta. Mi è garbato sempre vedere da me territorio. Poi dopo con quella trasmissione lì con Terra Nostra l'ho potuto raccontare. Credo di essere fra i pochi a avere la passione che ho io per dire stamani sono stato a zappare 2 ore, potevo riposarmi, avevo da venire qui, da far bagno. Prima ho ripulito il sentiero dell'orto, perché proprio per me è una soddisfazione lavorare la terra. È anche una soddisfazione durar fatica. C'ho un amico che dice, volete durar fatica? Andate con Maresco, ve lo trova lui. Il verso.